5 secondi e parlare. Che devo fare? 5 secondi e vado. Siamo live. Bene, buongiorno e benvenuti a questo appuntamento, un webinar importante in cui parleremo di 5C e di sviluppo sostenibile dei territori. L'evento è promosso dall'ANCI naturalmente e avremo degli ospiti importanti che ci rappresenteranno spicchi rilevanti di pezzi di futuro di cui abbiamo bisogno per assicurare una nuova crescita economica ai nostri territori e al Paese. Io vorrei presentarvi subito la lista dei nostri autorevoli ospiti. Abbiamo con noi Sabrina Baggioni, che è la responsabile, non dico i termini in inglese perché sono sempre antipatici, e la capa, il capo del 5G di Vodafone, quindi è l'autorità tecnologica e di competenza più rilevante in un grande operatore come Vodafone. Il nostro secondo intervento sarà Alfredo Viglienzoni. Alfredo Viglienzoni è direttore operativo del Comune di Genova e quindi qui entriamo sulla rappresentanza dei territori in concreto, grande città del nord, a cui tutti siamo legati e a cui tutti abbiamo pensato, perché è una città che oggi è è, come dire, protagonista di una nuova rinascita. Il terzo intervento sarà quello di Sergio Abramo, sindaco di Catanzaro, altra città, ma questa volta del sud. Ed è rilevante perché il sud, di cui parliamo sempre come di un territorio in stato di arretratezza, ci testimonierà qui invece una condizione particolarmente favorevole e di grande sensibilità amministrativa. L'intervento successivo sarà quello di Marco Bussone, in rappresentanza dell'UNCEM, cioè l'Unione delle Comunità e degli Enti Montani, e subito dopo l'intervento di Nicola Pasquino, Università di Napoli, Federico II, e quindi avremo anche la contribuzione dell'università, delle competenze e della conoscenza su un oggetto così tecnologicamente avanzato come il 5G. Le conclusioni saranno quelle dell'onorevole Enza Bruno Bossio, membro della Commissione Trasporti e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati. Quindi vedete un parterre straordinario per parlare di 5G, che non è una soluzione telefonica che ci consente di parlare più velocemente. Il 5G è qualcosa d'altro, è una frattura rispetto al 2, 3, 4G, è qualcosa di nuovo e adesso vedremo perché è qualcosa di nuovo. Ma prima di entrare nel merito, io vorrei farvi seguire brevemente un video che ci porta direttamente nel cuore dei temi della nostra trasmissione di oggi. Bene, bene, questo è il nostro perimetro di gioco odierno.
5G vuol dire quindi tante cose e non è riduttivamente la possibilità di scaricare un film in pochi minuti anziché in tre quarti d'ora, è qualcosa d'altro, abbiamo visto, è un modo diverso di vivere, di organizzare la vita nelle città, e la guida senza guidatore delle auto, e l'uso di droni per la sicurezza ma anche per i servizi, è un modo diverso di fare il commercio, è un modo diverso di svolgere le attività dell'artigianato, è un modo diverso di fare medicina e assicurare assistenza ai pazienti. E questo è tanto altro. E tenete conto che stiamo parlando di un sistema che avrà una grande ampiezza, quasi 10 gigabit, e questa grande ampiezza non serve per fare quelle cose banali a cui dicevo prima, scaricare un film, ma serve a connettere milioni e milioni di oggetti. Di tutte queste cose ci parlerà adesso Sabrina Baggioni, a cui chiediamo non solo di rimanere nel nostro perimetro di gioco, cosa che è pane per i suoi denti ovviamente, ma di collegare tutte queste soluzioni ai nostri territori e quello che oggettivamente possiamo fare e anche, se mi permette, quello che Vodafone stessa sta già facendo da diversi mesi sul nostro paese. Grazie. Grazie Raffaele e buon pomeriggio, quasi buonasera a tutti. Sì, hai anticipato correttamente, il 5G si propone di essere veramente una tecnologia non solo innovativa ma proprio trasformativa delle filiere, noi diciamo, che possono essere filiere produttive ma possono essere anche filiere di servizio in funzione di qual è l'utilizzatore e qual è l'utente finale a cui si pensa. Tipicamente si parla del 5G facendo riferimento alle tre caratteristiche principali che tu hai citato, che sono sicuramente il fatto di dare ampia banda, quindi possibilità di trasferire immagini in altissima definizione, perché questo è il grande cambiamento in poco tempo, capacità della rete di sostenere il trend che oramai è ineluttabile di aumento del numero di sensori, non soltanto che ci portiamo noi addosso tramite wearable o gli smartphone, spesso più di uno, ma anche dei veicoli connessi, di sistemi di sensoristica negli ambienti che frequentiamo, quindi per gestire tutto ciò le tecnologie attuali non sono sufficienti, o meno lo potrebbero essere a fronte di investimenti infrastrutturali pesanti, onerosi e che richiedono molto tempo. Il 5G lo fa con la leggerezza, tra virgolette, se mi consentite, quindi la flessibilità, la modularità, la velocità di una tecnologia wireless. Il terzo grande elemento che sempre viene e diventa importantissimo, viene citato, ma è effettivamente dirompente nel suo cambiamento, è quello della latenza ultra low, viene chiamata, quindi bassissima, che possiamo tradurre in parole molto povere con tempo reale. Questa è la prima generazione di tecnologia mobile che consente davvero di realizzare servizi dove il tempo reale è determinante, spesso si parla di servizi mission critical o business critical. Gli impatti sono sistemici, non è una sola tipologia di utilizzatore, quindi non è solo il cittadino, non è solo la sanità, che è uno degli ambiti che beneficerà moltissimo, già lo stiamo vedendo con alcuni casi concreti che noi abbiamo avviato sul territorio di Milano, non solo le aziende private, gli imprenditori, l'industria retail, ma anche le amministrazioni pubbliche, quindi veramente apre a una carrellata di servizi molto, molto ampia. Ne cito giusto uno o due per ciascuna di queste categorie, giusto per far capire un po' meglio di che cosa parliamo. Quindi il singolo utente, che potremmo essere noi domani, anzi a dire il vero già oggi, perché il servizio è realtà oggi, è un anno, da più di un anno, giugno del 2019 è stato il via del servizio commerciale 5G in 5 città da parte di Vodafone e progressivamente sono arrivati sul mercato molti più terminali. Possiamo dire che adesso è un servizio veramente disponibile commercialmente in modo diffuso,
Il singolo utente sicuramente può già con uno smartphone 5G sperimentare quella velocità nell'utilizzo dei servizi di oggi, quindi il downloading, lo streaming, ciò che viene fatto oggi è ancora più veloce. Ma questo non è niente a fronte di quello che noi singoli potremmo fare domani grazie al 5G, quando le pubbliche amministrazioni e le aziende avranno messo in campo i servizi. Quali servizi delle aziende? Parto dal settore privato. Sicuramente 5G risponde ad esigenze di efficienza, efficacia, modularità, velocità, flessibilità, la possibilità di scalare un business molto velocemente, perché diventa uno strumento, è a disposizione dell'azienda uno strumento che consente di rendere l'azienda molto più smart. Si è parlato in passato tanto di industria 4.0, che non è solo l'utilizzo del digitale per fare videoconferenze, chiaramente, o per lavorare da remoto, che è uno degli elementi, ma è proprio di trasformazione dei cicli produttivi, di montaggio tramite l'inserimento di sensoristica per manutenzione predittiva, istantaneo cambiamento del flusso produttivo, per avere un robot che in tempo reale collabora con un operatore umano senza rischiare di portare danno perché ha lame piuttosto che laser. Quindi è un modo completamente nuovo che alle aziende, per la parte propria produttiva o logistica, mezzi che sono autonomamente piccoli e che si muovono in modo flessibile grazie al connubio fra intelligenza artificiale e 5G, per usare gli spazi di un magazzino, per esempio, o di un porto in modo molto diverso. Quindi questo è uno degli aspetti. Spostandoci sempre nel mondo delle aziende private verso l'utilizzo da parte dei cittadini, pensate a tutto il mondo del retail, quindi dei negozi, sia nelle mani di un operatore del negozio, un addetto al negozio, che può far partecipare con realtà aumentata su uno smartphone 5G o un tablet 5G i propri servizi, i propri prodotti. È come se improvvisamente diventasse molto più grande lo scaffale, o si aprisse un magazzino virtuale per far vedere cose che fisicamente non sono contenibili dai muri del negozio, e in modo molto immersivo, con un'esperienza nuova e partecipativa, senza fastidio, tra l'altro, senza quel fastidio che oggi la realtà aumentata e la realtà virtuale, con tecnologie che non sono, che non hanno il tempo reale nel DNA, non consentono di superare. Se poi ci spostiamo sul mondo, dicevo, dei prodotti, dei servizi per il cittadino forniti dalle amministrazioni, il 5G finalmente consente di realizzare le vere e proprie smart city, di cui si parla da 20 anni. Ma che grazie alla capacità di connettere fino a 1 milione o forse superiori di 1 milione di oggetti per chilometro quadrato, con questo livello di servizio, quindi con la possibilità, faccio degli esempi che tra l'altro non sono neanche a caso, di far partecipare alla realtà turistica, sia museale che architetturale, passeggiando per la città, quello che fu e che non c'è più, ma vederlo sul proprio smartphone e poterci navigare dentro, vuol dire aprire le città a un nuovo modo di essere scoperte sia da parte dei cittadini che da parte dei turisti, piuttosto che la mobilità, la sicurezza delle infrastrutture, la sicurezza del cittadino, quindi videosorveglianza che diventa molto più intelligente, in grado di non costringere gli operatori delle centrali di controllo a guardare pannelli a mosaico di video di tutte le telecamere collegate, ma di informazioni che diano direttamente l'allarme degli eventi che si vuole evitare o su cui si vuole lavorare. La mobilità, ne abbiamo parlato, se ne parla continuamente, ma è un altro di quegli elementi che grazie al 5G diventerà davvero connessa, connessa veicolo a veicolo, per avvisarsi reciprocamente in modo automatico che si sta avvicinando velocemente allo stesso incrocio, quindi evitando collisioni, per esempio, piuttosto che interagendo in modo intelligente fra il veicolo e semaforica, piuttosto che lavori in corso, condizioni stradali. Quindi sono
tutto un mondo che finalmente rende la città e i servizi erogati da parte della città e ai cittadini veramente intelligenti, a portata d'uomo. E vorrei chiudere questa carrellata che, tra l'altro, come in apertura accennavi, noi abbiamo di fatto reso già possibile sia in area metropolitana di Milano, e poi stiamo lavorando con due degli ospiti di questa tavola rotonda, quindi Catanzaro e Genova, per anche in altre due città far toccar con mano il grande valore del 5G. Uno degli assi importantissimi che ci chiama a mettere in campo è quello della collaborazione, della co-creazione, della partecipazione con competenze diverse. Non c'è un singolo attore, un singolo componente di queste filiere a cui accennavo che può realizzare una soluzione, un mondo che si basa sul 5G senza veramente costruire insieme da zero, ripensare insieme da zero i servizi e le soluzioni. Solo in questo modo si può veramente scaricare a terra, come si dice nel linguaggio lavorativo, i grandi benefici sia per le aziende pubbliche e private che per i cittadini. Raffaele, non ti sentiamo. Scusatemi. Allora, leggo dal... Beh, possiamo darci del tuo, al di là delle formalità, insomma. Leggo dal tuo curriculum una cosa bellissima che io ignoravo. Sei diplomata al Conservatorio di Ravenna in pianoforte e hai più volte E ripetuto adesso è pubblico. l'espressione "dobbiamo fare assieme". Ecco, ti vorrei fare una... Ma mi devi rispondere con un tweet. Quanto è importante l'armonia nelle progettazioni 5G, mettere tutto assieme perché nessuna nota stoni? Fondamentale. È stata una delle cose più belle, più faticose anche, perché è un modo completamente nuovo, diverso di lavorare con attori di natura differente, dalla grandissima azienda alla pubblica amministrazione, alla startup, con persone che pensano e lavorano in modo diverso. Ma è stata una delle cose più belle vedere appunto questi singoli contributi diventare una nuova creatura. Ed è esattamente quello che dovremo fare andando avanti per portare i servizi dal piano sperimentale al piano commerciale, produttivo, reale. Non è dissimile da quello che deve fare un musicista quando lavora in un gruppo da camera piuttosto che con un'orchestra, assolutamente, ascoltando molto e portando insieme al risultato finale. Bene, e adesso cerchiamo di far vibrare il diapason. Cerchiamo di far vibrare questo diapason e darei subito la parola ad Alfredo Viglienzoni. Ecco, qui ci tengo a sottolineare una cosa. Vodafone ha fatto un'importante sperimentazione 5G a Milano, ma qui non parliamo di Milano, qui parliamo di altre città, parliamo dell'Italia non minore, parliamo dell'Italia delle regioni, dei territori. E allora la testimonianza di Alfredo Viglienzoni mi è particolarmente gradita perché non è un dirigente amministrativo di un comune, ecco, di un comune. Alfredo Viglienzoni ha alle spalle delle esperienze bellissime perché ha lavorato in grandi imprese di tecnologia avanzata come Ericsson, Cisco, 3M, ha messo in piedi una startup strepitosa negli Stati Uniti e credo che ti abbia anche arricchito, me lo auguro per te, la exit da quella startup. E la cosa più importante è che ha lavorato a tanti progetti di smart city, da Singapore a Stoccolma. Ecco, qui viene fuori il discorso delle competenze. Per fare le cose importanti e tecnologicamente avanzate occorrono le competenze e naturalmente una grande passione. Bene, Alfredo Viglienzoni, Genova. Genova che coniuga assieme nel 5G la sicurezza, la mobilità urbana e le infrastrutture. Cosa state facendo assieme a Vodafone a Genova? Grazie Raffaele. Sì, Genova ha l'opportunità di iniziare una sperimentazione con Vodafone su quattro use case insieme alla Start Centro di Competenza Start 4.0, che a Genova si occupa di cyber security e di sicurezza. Ci occuperemo di temi di mobilità e di sicurezza. Genova sta cercando diciamo, di considerare l'infrastruttura ICT e le soluzioni che ad essa sono connesse
come un'opportunità di crescita e di rigenerazione dell'economia e quindi creazione di prodotto interno lordo, creazione di aziende, creazione di posti di lavoro sostenibile, perché questa è la sfida, no, che il nostro paese ha. E anticipando un po' lo slogan che vorrò utilizzare alla fine, io credo molto del dover lavorare insieme. Quindi per me la parola fondamentale per il successo è insieme. Ho vissuto all'estero per 22 anni, sono rientrata all'inizio del 2019 la cosa che posso notare è che gli italiani all'estero individualmente hanno molto successo in generale. Ora, perché noi come nazione invece in questo momento stiamo un po' soffrendo? Perché io credo che mentre altre nazioni riescono ad esprimere un comportamento sociale estremamente coeso, gli italiani tendono a essere un po', cerco di spiegare con un'analogia, prima io sono Viglienzoni, poi sono di Genova, poi sono Ligure, poi sono italiano. Per altre persone invece il processo è contrario, prima sono italiano, poi sono Ligure, poi sono Genovese e poi sono Viglienzoni. Allora, in quest'ottica è molto importante, io credo, che le bellissime iniziative che tutti noi stiamo portando avanti diventino e vengano messe a fattor comune. Io infatti con i colleghi nella città di Genova stiamo fortemente portando avanti il concetto del riuso il più possibile, quindi dai pacchetti applicativi alle soluzioni ampie, quindi tutte le attività che si svolgono insieme a delle leadership così chiare come può essere Vodafone devono essere messe a fattor comune. Mi è molto piaciuto nell'ambito del progetto PON Metro l'attività del progetto PON Diffusione, che ha proprio lo spirito di diffondere sui territori le soluzioni che magari il comune, che ha la fortuna di poter avere magari più risorse, più banda per lavorare su temi molto belli, possono essere riusati sul territorio. Noi dobbiamo far sistema. Quindi, ciò detto, il Comune di Genova sta cercando di utilizzare l'ICT avanzato come uno strumento per la rigenerazione e la rinascita della città. È stato dato l'annuncio di un nuovo cavo intercontinentale che arriverà a Genova. Adesso con esso stiamo studiando tutta una serie di facilitare tutta una serie di azioni e di opzioni, quali data center e quant'altro. Questo primo cavo sottomarino non è l'ultimo. Poi abbiamo Leonardo sul nostro comune, che sta costruendo un supercomputer che sarà a disposizione di tutta l'Italia, ma permetterà una grossa azione su big data ed analytics. Mi scuso per le parole inglesi, ma certe volte il mio italiano è anche un po' povero. Poi l'altra cosa è invece qui veniamo alla collaborazione anche con Vodafone, la banda ultralarga che viene data offerta alla cittadinanza prima di tutto con il 5G e quindi con intercettare quelle tecnologie, quelle soluzioni che mantengono lo stato dell'arte, anzi offrono ai cittadini una performance avanzata. Insieme a questo andranno poi il Wi-Fi 6, andranno tutta una serie di altre soluzioni tecnologiche che poi ci daranno l'opportunità di realizzare soluzioni sul territorio. Il 5G è la prima generazione di telefonia mobile che non ha per target il mio smartphone e le feature che io ottengo dal mio smartphone, ma è la prima generazione che abilita il business. Quindi i clienti fondamentali del 5G sono aziende che utilizzano il 5G per offrire e generare nuovi modelli di business. Ora faccio un esempio. C'è il Covid, io sto finendo la convalescenza. Se ci sono per esempio apparecchiature in giro per il mondo, per i porti italiani,
che sono uniche, sono magari prodotti in Cina, in Giappone. Supponiamo che una di queste attrezzature abbia un guasto. Allora la soluzione in tempo non Covid è quello di far volare immediatamente un tecnico da questa azienda a riparare questa attrezzatura. Oggi in tempo di Covid questo processo impiega settimane, giorni se non settimane. Il costo di una nave ferma in un porto è enorme. Allora, come potremmo fare col 5G a risolvere questo problema? Beh, immaginate a della vera realtà aumentata in cui se io fisso con degli occhiali speciali un oggetto, dall'altra parte della comunicazione che ho instaurato si vede veramente, come diceva Sabrina, in tempo reale la stessa immagine. Dall'altro capo di questa connessione ci può essere un tecnico in Cina o in Giappone che mi guida in questa riparazione, e questa riparazione a questo punto diviene, diciamo, fattibile con un esperto di elettronica, ma non competente dell'attrezzatura specifica, che riesce a intervenire e a mettere, diciamo, a posto questo guasto in tempo reale. Questo è un esempio di cose che non erano possibili con le generazioni precedenti di telefonia e che invece ora diventano disponibili. Noi cerchiamo come città di abilitare per il nostro porto, che è il più grosso, come dire, taxpayer, è il più grosso contribuente italiano, come pure, diciamo, in altre realtà di Genovese abbiamo l'Istituto Italiano di Tecnologia, abbiamo una serie di presenze molto importanti, dalla Cisco Systems ad Ericsson sul nostro territorio con dei laboratori. Abbiamo il Cetena, il RINA, abbiamo ovviamente il centro di competenza Start 4.0. Quindi Genova è una città di forte presenza tecnologica, con forte background e storia nella, diciamo, dal nucleare Ansaldo a Finmeccanica a Marconi, telecomunicazioni, poi diventati Ericsson, piuttosto che invece nel campo medicale. Tutto questo, con questa infrastruttura di CT molto potente, abiliterà la rigenerazione del futuro della città. Vogliamo mettere a fattor comune tutto quello che faremo condividendo la nostra esperienza con tutti gli altri. Grazie. Grazie Alfredo Viglienzoni. Grazie. Da Genova passiamo a Catanzaro, dal nord al sud. Non abbiamo in linea il sindaco Sergio Abramo, che ci è stato sottratto da una riunione in prefettura caduta dal cielo. Purtroppo è così, i sindaci sono anche sottoposti a condizioni emergenziali imprevedibili. Abbiamo un dirigente del comune di Catanzaro, ma ci terrei ad aggiungere che non si tratta di una rappresentanza formale di un dirigente che rappresenta il proprio sindaco, perché il dottore Antonio Di Marco è uno dei più grandi esperti di programmazione europea in Italia, quindi per me è un piacere avere Antonio Di Marco qui, ed è anche una delle anime che ha soffiato sul fuoco, no? Ha messo la fiammella nel camino lì a Catanzaro, assieme al dottor Viapiana, altra personalità storica dell'innovazione calabrese. Quindi io vorrei chiederti, Tonino, se raccontaci un po' l'esperienza di Catanzaro, come è venuta fuori questa attenzione e come è venuto fuori questo disegno complessivo e questa prospettiva di crescita della città. Quali sono i punti di forza e le eventuali criticità e come le pensate di affrontarle? A te, Tonino. Sì, grazie, buon pomeriggio. Intanto particolarmente simpatico il tandem con il comune di Genova, quindi un comune grande, mentre Catanzaro è, come è noto, un comune medio-piccolo, siamo tra i 90 e i 100.000 abitanti. Ma il fatto che Catanzaro sia stato, almeno con riferimento al bando del MISE per la sperimentazione delle applicazioni 5G, l'unico comune italiano selezionato insieme con valentissime università, con l'AGID, con il CNR e con Tecnopolis, tutta una serie di agenzie scientifiche di particolare significato, l'unico comune
preferito anche ad altri comuni ben più prestigiosi di Catanzaro, sta ad indicare che probabilmente avevamo creato un humus in cui si poteva inserire una sperimentazione come quella del 5G. Cioè Catanzaro si è dedicata in questi ultimi anni, l'impegno anche mio personale come dirigente della pianificazione strategica del comune insieme con Antonio Viapiana capogabinetto e con altri colleghi dirigenti, è stato quello di ricercare proprio in un contesto di particolare difficoltà economico-sociale come è quella calabrese e del Mezzogiorno d'Italia, in cui i comuni scontano una serie di difficoltà di natura finanziaria, organizzativa, funzionale, strutturale, la possibilità di sperimentare una sfida di innovazione poggiata sul concetto di Smart City. Il Comune di Catanzaro in questi anni ha sostenuto tutta una serie di progettazioni, per cui è diventata una piccola best practice citata anche a livello europeo, tanto è vero che siamo stati inseriti recentemente anche nell'elenco delle 100 città intelligenti d'Europa con la sperimentazione del progetto ICC, Intelligent City Challenge, dove tra l'altro c'è anche la città di Genova. E proprio un riconoscimento del lavoro di innovazione che avevamo cercato di mettere in campo, che è particolarmente significativa partendo proprio da una situazione di svantaggio economico territoriale in cui il comune si trova ad operare. Abbiamo sostenuto in questi anni, partendo proprio dagli obiettivi di Europa 2030, quindi uno sviluppo urbano smart, intelligente, sostenibile e inclusivo, le tre parole d'ordine dell'approccio Smart City, e tutta una serie di interventi che riguardavano il tema della sostenibilità urbana, individuandola in alcuni passaggi strategici: la sostenibilità ambientale e l'efficientamento energetico, la mobilità sostenibile, i processi di e-government e comunque di digitalizzazione dei processi e delle procedure, partendo da alcuni presupposti che erano alcune sperimentazioni strategiche che ci sono state finanziate a livello europeo, nazionale e regionale. In quest'ambito abbiamo ritenuto che proprio presupposto di una programmazione di sostenibilità urbana come quella che il Comune di Catanzaro intendeva sostenere in maniera integrata e organica, perché tutti questi pezzi venivano ricomposti all'interno di un'unica strategia di sviluppo urbano sostenibile con approccio Smart City, abbiamo ritenuto che il tema della digitalizzazione dei servizi, della diffusione della banda larga, della velocità delle reti potessero trovare una risposta significativa proprio nel potenziamento e nella modernizzazione dei servizi con approccio Smart City all'interno di una soluzione di sperimentazione del 5G. È stato in questa prospettiva quindi che il Comune di Catanzaro ha accettato un partenariato con Vodafone, poi con l'Università Magna Grecia di Catanzaro, con il consorzio Biotecnomed dell'Università di Catanzaro, con una startup che è operativa su Catanzaro proprio sul tema dell'innovazione tecnologica, ed ha presentato la propria candidatura al bando 5G del Ministero dello Sviluppo Economico ed è stata selezionata tra i beneficiari della sperimentazione, l'unico comune in Italia selezionato per la sperimentazione. Abbiamo scelto un particolare approccio per la sperimentazione 5G, proprio partendo da quell'assunto dei diversi pezzetti del mosaico dell'approccio Smart City, per cui abbiamo scelto di fare una sperimentazione che era prevalentemente basata sul tema della sostenibilità ambientale e dell'approccio dell'inclusione sociale. Tanto è vero che abbiamo scelto di fare una sperimentazione delle applicazioni 5G all'interno di due aree verdi della città di Catanzaro, che ha la fortuna di avere, oltre al vento conosciuto in tutta Italia, il vento di Catanzaro insieme con quello di Trieste, e anche molte aree verdi, per cui Catanzaro, come è noto, si è classificata al quarto o quinto posto tra le città con una minore emissione di CO2, quindi con ambiente pulito, grazie al vento e grazie alle aree verdi che abbiamo. E abbiamo scelto di sperimentare le applicazioni 5G nelle due aree verdi principali della città, il Parco della Biodiversità e Villa Margherita. Sono i due parchi verdi di cui dispone, ce ne stanno anche altri, di cui dispone la città.
E lì abbiamo sostanzialmente scelto di fare una sperimentazione attraverso una copertura radio 5G in tutte le aree outdoor delle due aree verdi che ho citato, Parco della Biodiversità e Villa Margherita, che sono peraltro caratterizzate dall'avere una serie di elementi di biodiversità particolarmente interessanti, quindi percorsi naturalistici di biodiversità, ma anche esposizione di beni culturali, esposizioni artistiche. Il Parco della Biodiversità è una sorta di museo all'aperto dove ci sono tante esposizioni di arte moderna che sono citate un po' in tutti i cataloghi dell'arte contemporanea in Italia. Attraverso la sperimentazione di percorsi aumentati, virtuali e immersivi, con la realizzazione di cataloghi e di piattaforme per una maggiore attrattività dei due parchi e con una particolare attenzione alla fruizione di queste applicazioni da parte di soggetti svantaggiati e con disabilità, non vedenti, non udenti, persone con disabilità. Quindi abbiamo scelto di mettere insieme gli elementi dell'innovazione tecnologica del 5G con gli elementi della sostenibilità ambientale, i due parchi verdi, e gli elementi dell'inclusione sociale. Un tentativo di mettere, come dire, in linea tutti gli elementi costitutivi della strategia Smart City che caratterizza l'impegno delle città. Abbiamo avviato quindi con Vodafone e col partenariato dell'università la sperimentazione di alcune tecnologie 5G che si realizzano attraverso un utilizzo di IoT per l'identificazione di beni culturali, di statue, di esposizioni di arte contemporanea, di percorsi naturalistici, delle piante officinali che ci stanno all'interno dei parchi e così via. E poi anche la sperimentazione di modelli di realtà aumentata con tecnologie immersive proprio per far fruire i beni culturali e ambientali anche da remoto, attraverso anche sperimentazione di percorsi laboratoriali di didattica inclusiva a distanza, la creazione di un catalogo e una serie di altre iniziative. Questo in qualche modo è il modello che abbiamo scelto di sperimentare, in cui abbiamo trovato non solo il partenariato fondamentale dell'Università di Catanzaro, ma anche e soprattutto il partenariato tecnologico di Vodafone, con cui stiamo sperimentando questi percorsi. La parola d'ordine che mi sento di poter individuare da questa piccola esperienza significativa di un comune svantaggiato del Mezzogiorno, qual è Catanzaro, che tra l'altro è andata alla ribalta da alcuni recenti rifiuti di venire a Catanzaro da parte di alcune persone, quindi è andato su tutti i giornali, su tutte le televisioni a livello nazionale, è proprio quella di sostenere un processo di rigenerazione urbana e di sostenibilità urbana attraverso l'utilizzo delle reti 5G che costituiscono un vettore importante per il processo di innovazione e di qualificazione urbana. Questo è il messaggio che abbiamo tentato di dare con questa piccola esperienza della città di Catanzaro. Mi fermo qui, grazie. Grazie Di Marco, mi pare che abbiamo risposto in questo modo non solo alle polemiche di questi giorni su chi diceva di non poter, ma cosa più rilevante, abbiamo dato una risposta concreta ad Alberto Sordi, il cui video in questi giorni è girato a tutto spiano, quindi al nostro Albertone possiamo dire che a Catanzaro si può andare tranquillamente invece senza alcun problema, utilizzando tutte le opportunità tecnologiche offerte dal 5G. Esatto, proprio così. Intanto attraverso te un saluto da parte di noi tutti a Sergio Abramo e da Genova, grande città del nord, a Catanzaro, città media del Mezzogiorno d'Italia, passiamo ad un terzo livello. Detto così sembra veramente, no? Con squillo di trombe, ma in un certo senso meriterebbe lo squillo di trombe perché non è un territorio, è un insieme, anzi è una miriade di territori, sono le comunità montane. E in un paese come l'Italia, che è orograficamente segnato da un nodo, diciamo, da un rotolo appenninico enorme e da una corona alpina immensa,
È chiaro che le comunità montane hanno un ruolo importante, non rappresentano grandi città, ma una moltitudine di piccole e operose comunità. Quindi sono molto lieto di dare il benvenuto a Marco Bussone, che è il presidente dell'UNCEM, che è l'Unione delle Comunità e degli Enti Montani. Si può parlare in aree ad alta montuosità di servizi che per funzionare hanno bisogno di essere irradiati e quindi hanno bisogno di una infrastruttura di supporto che garantisca la copertura. Bussone, come stiamo messi nelle nostre comunità montane? Io voglio ringraziarti, ma fammi ringraziare in primis ANCI e naturalmente Vodafone per questo momento importante di approfondimento su un tema che ci sta particolarmente a cuore, perché va oltre, ma l'hai detto bene, va oltre qualsiasi questione tecnicistica e infrastrutturale. Qui oggi pomeriggio stiamo parlando, e poi lo farete in altre occasioni, ho visto in una serie di appuntamenti anche nelle prossime settimane, proprio sotto la tua direzione con il tuo giornale, stiamo parlando del futuro del paese. E quanto il paese è coeso, quanto è unito e come si riprende nelle sfide che lo aspettano dopo la pandemia, con un piano nazionale di ripresa e resilienza in senso lato, non soltanto per il recovery fund, e dirò qualcosa, è il tema di oggi pomeriggio. E come sta insieme questo paese è grazie alle infrastrutture, grazie alla capacità di vederlo unito e uno, che riusciamo a rigenerare percorsi di sviluppo, che riusciamo a generare crescita. Allora, questa mia breve considerazione iniziale per dire che cosa? Che noi abbiamo 1200 comuni in Italia che hanno ancora difficoltà con le linee mobili, abbiamo 3000 comuni che aspettano il piano banda ultralarga, abbiamo quasi 5 milioni di italiani che hanno difficoltà a vedere i canali RAI e negli ultimi anni, lavorando su questo tema, a differenza del passato, ho potuto constatare una grande determinazione degli operatori privati, delle telco, di chi si occupa più in generale di innovazione tecnologica, appunto di infrastrutture. Cito Vodafone, ma potrei citare molti altri operatori, forse anche concorrenti, ma che io vedo insieme in un bouquet di soggetti che sta lavorando per accorciare distanze, per restituire diritti di cittadinanza, che siano al sud, in uno svantaggiato ancora troppo meridione che ha bisogno di accorciare distanze e di limitare disuguaglianze, che sia nelle aree montane, alpine, appenniniche o delle isole, dove oggi la competitività deve essere garantita da chi e da che cosa? E intanto dagli operatori stessi. E oggi un operatore che ci dice: noi stiamo investendo sulle aree urbane come sulle aree montane per dare quelle opportunità che derivano appunto dalle nuove reti, dai nuovi ripetitori, da quel 5G che auspichiamo con determinazione arrivi, senza se e senza ma, senza prestarci a strampalate e considerazioni che arrivano da qualche parte che non ha capito quello di cui sta parlando, senza prestarci ai movimenti del no che ci impegniamo ad arrestare fermandoli con un'azione culturale. Qui ringrazio Nicola Pasquino, professor Pasquino, per l'immenso e preziosissimo lavoro che sta facendo insieme a noi, insieme a tanti altri soggetti, per fare una divulgazione, un'animazione, una buona informazione di cui viva Dio Vodafone con altri operatori stanno mettendo insieme i pezzi, penso ad Astel, all'operazione che sta facendo Confindustria per dire cosa stiamo facendo su questo fronte ed evitare derive delle quali non abbiamo proprio bisogno. Tornando ai territori montani di cui dicevo, accorciare le sperequazioni vuol dire che in tutto il paese noi investiamo insieme agli operatori privati per dare a tutti i cittadini, indipendentemente dal loro domicilio, delle opportunità che siano uguali e che siano di fronte a quello che devono fare, di fronte alle opportunità, rispondano a quello che scrive l'articolo 3 della Costituzione e quello che scrive anche l'articolo 44, dove si dice che lo Stato informa le sue norme anche in funzione della complessità del territorio e risponde con delle norme alle esigenze dei territori montani. Guardate che questo non è, appunto, come dicevo, un problema soltanto di investimenti. Sarebbe troppo semplice dire Vodafone fa 1000 nuovi ripetitori, Inwit ne fa 1200, TIM ne fa altri 1000.
Il tema non è semplicemente questo, questo l'abbiamo risolto, l'hanno forse risolto prima di noi altri paesi europei. Qui c'è un tema di democrazia e di diritti di cittadinanza, è un tema politico, fatemelo dire. Non è un evento politico questo, non ci sono interlocutori, ci sarà Enza, l'onorevole Bruno Bossio, che ringrazio per il lavoro che si sta facendo, trasversale ai partiti, trasversale ai colori, alle stelle, non è questo il punto di nuovo, ma il punto è innestare un percorso per cui lo Stato interviene laddove gli operatori privati non sempre riescono ad investire. Guardate che non è, io credo non sia stupido dire che ovunque gli operatori non potranno arrivare, lo abbiamo visto anche negli ultimi 20 anni e io di questo ne sono molto consapevole e non faccio un ragionamento sindacale, faccio piuttosto un'analisi di quello che è l'impegno di uno Stato, di un Paese con le sue istituzioni centrali, locali, regionali, nel dire lì investo, inserisco delle risorse nel circuito, metto a terra delle opportunità per superare le sperequazioni, dunque le disuguaglianze sociali. Guardate che questo è accaduto quando negli anni 50-60 lo Stato italiano ha dotato tutte le aree del paese, complesso come non mai sul piano orografico, le ha dotate tutte di strade e poi di energia elettrica, e così non siamo sempre riusciti a fare negli ultimi 20 anni, appunto causando un divario digitale che a mio giudizio è ancora una delle emergenze che condiziona anche la capacità del paese di essere più smart e più green. E allora io credo che l'impegno pubblico di chi ha responsabilità, come può essere un consigliere, un sindaco comunale, piuttosto che una persona impegnata nelle regioni, nel paese, nello Stato, in Parlamento, sia appunto questo, di capire laddove investire, al sud come al nord, nelle aree montane, nelle aree rurali come nelle aree urbane, permette di superare le sperequazioni e permette di far sentire tutti i cittadini uguali. Su questo dobbiamo lavorare molto, come io credo che un lavoro con ANCI anche dobbiamo fare profondo, efficace, sia uscire dal particolarismo, cioè uscire da un'esigenza che abbiamo sempre avuto di guardare al singolo comune, al singolo territorio. Allora spingiamo molto affinché dalla logica del particolare si passi a una logica del territorio che insieme si muove verso un progetto di sviluppo. Per dirla con l'amico Aldo Bonomi, dalla Smart City alla Smart Land o alla Smart Community, piuttosto, se ci piace. Mi sembra che in questa logica noi ci siamo perfettamente, perché ragioniamo su una dimensione di una valle alpino-appenninica che insieme si muove con i comuni per determinare un percorso di sviluppo. Insieme i comuni vincono le sovranità, vincono i sovranismi municipali per dire quello che vogliono essere e come vogliono diventare. Grazie anche al 5G, a una banda ultralarga, e le due cose mi insegnate che si tengono perfettamente, grazie anche a queste infrastrutture, grazie anche ai nuovi servizi, diciamo sempre con Nicola, i nuovi servizi che arrivano ai cittadini, la telemedicina e la teleassistenza o quell'ambulanza connessa nel bel filmato che avete fatto vedere, vi prego di lasciarci perché lo diffonderemo, e quella roba lì non è una roba che riguarda soltanto Porta Nuova a Milano o l'area del porto di Genova, viva Dio, interessa loro, ma deve interessare anche tutte le altre pezzi di territorio, tutti gli altri pezzi italiani di territorio che sono così difficili da raggiungere e sulle quali questa tecnologia accorcia le distanze. Io credo che guardando al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, questa volta sì, del Recovery Plan, piuttosto che ai nuovi fondi della coesione, nuove risorse dal 2021 e dal 2027 che dovremo investire, questi temi non possono essere residuali. L'anno scorso nella legge di bilancio c'era 1,5 milioni, che è una cifra simbolica, posso dire, per fare nuovi tralicci, per fare nuovi investimenti a disposizione degli operatori. Noi abbiamo chiesto, ancora stasera avrò un confronto con il ministro Pisano, abbiamo chiesto di aiutare le regioni a investire delle nuove risorse, a trovare delle formule di sgravio per quegli operatori che vanno a installare un ripetitore che sia 4 o 5G, io preferisco 5G perché guarda al futuro, in un piccolo comune come il mio o in un pezzo di valle in cima alla Valtellina o alla Valtrompia o alla Valcamonica per restare in Lombardia o nei Monti Dauni se scendo un po' più a sud o nella Sila. Allora installare un ripetitore lì deve avere una possibilità di un supporto burocratico perché la
la scelleratezza della burocrazia. Io non invidio i vostri tecnici amici di Vodafone, i vostri giuristi che devono lavorare con questa scellerata burocrazia per mettere su un ripetitore. Noi dobbiamo bloccare i comitati, ma è chiaro, la burocrazia dobbiamo arginarla. Allora abbiamo chiesto anche una no burocrat area su quei ripetitori, perché altrimenti non andremo lontano e non accorceremo le distanze di cui ho detto. Diritti di cittadinanza li facciamo, li garantiamo insieme, un patto pubblico-privato, quello che oggi in qualche modo sanciamo, aggiungiamo un tassello nel percorso che facciamo, insieme fra operatori della telefonia, le grandi telco che lavorano sui territori da sempre e enti locali, sistema di enti locali che vanno oltre il loro campanile, come ho detto, per guardare a processi di territorio veramente integrati e coesi. Grazie di cuore per il lavoro che abbiamo fatto oggi e che faremo insieme. Grazie Marco Bussone, e mi pare che abbiamo sdoganato anche oggi, come grazie a Dio sta succedendo da un po' di tempo a questa parte, l'idea dell'Italia dei comuni e delle signorie, dei campanili dove vince il territorio ma non vincono i territori. Ecco, questo è un elemento di grandissima importanza che ci riporta, se vogliamo, ancora una volta all'armonia di cui parlavamo all'inizio con Sabrina Baggioni. Cioè il 5G ci invita tutti a fare un grande salto di qualità. Un grande salto di qualità che vuol dire tirar dietro tutti, far vincere l'intero sistema, perché l'intero sistema può trarre giovamento dalle applicazioni di una tecnologia così pervasiva. E a questo punto mettiamo un ulteriore tassello nel nostro confronto, che è la contribuzione dell'università. Lo facciamo con Nicola Pasquino, professore della Università Federico II di Napoli e grande esperto nell'ambito delle misure elettroniche che tanta rilevanza hanno nel nostro tempo, proprio perché noi viviamo in società connesse e quindi l'argomento è di particolare rilevanza. Ecco, Nicola Pasquino, io percoglierei l'occasione, diciamo, per fare due passaggi attraverso la tua contribuzione. La presenza dell'università è importante perché spesso facciamo convegni, riunioni parlando gli skill, le competenze, il deficit di conoscenza. Ecco, noi abbiamo in questo paese abbiamo forse allentato il rapporto con le università, strutture di cui abbiamo bisogno come il pane. Io vorrei che dal tuo punto di vista tu ci dicessi un po' il tuo parere su come competenze, università possono guardare a questo mondo, possono continuare a contribuirvi come fanno da tempo e come, diciamo, dal mondo dell'università può essere visto questo grande moto di innovazione tecnologica che sta traghettando le nostre società da sacche di arretratezza ad aree di grande modernità. A te la parola. Grazie direttore, grazie dell'invito ad ANCI e a Vodafone per l'organizzazione. Il ruolo dell'università, il ruolo dell'università è stare forse un po' dietro le quinte, non è una diminuzio evidentemente questa, perché dietro tutti gli aspetti del 5G, come di tutti quanti gli aspetti dell'innovazione, l'università può rivendicare anche un piccolo ruolo. Di Marco lo ha detto in maniera esplicita, ha citato l'università, ma sono certo che tutti gli interlocutori di oggi, soprattutto quelli più tecnici, quindi la dottoressa Baggioni, ma anche Vignenzoni, siano perfettamente coscienti e abbiano collaborato e collaborino costantemente con l'università. Con Marco si collabora in termini di informazione, che è un altro elemento fondamentale. Cosa fa l'università? Uno slogan potrebbe essere studia per trasmettere conoscenza, studia e ricerca per trasmettere conoscenza. A chi trasmette questa conoscenza? La trasmette all'industria e la trasmette agli studenti. Sembrano due elementi diversi, ma in realtà sono diversi soltanto nei tempi di applicazione, perché all'industria la conoscenza viene trasmessa nell'immediato, ma arriva comunque all'industria la conoscenza anche in un momento successivo attraverso la formazione che noi facciamo con i nostri studenti, evidentemente. Parlo da professore di ingegneria e quindi mi riferisco soprattutto alle competenze nell'ambito STEM, ma è evidente che poi certe rivoluzioni
e certamente il 5G l'ha introdotto benissimo, non è semplicemente una nuova innovazione, una nuova generazione, è un paradigma completamente diverso di una rete di telecomunicazioni, non fosse altro per, come ci ha illustrato magistralmente la dottoressa Bagioni, in termini di applicazioni completamente ampio. Dico questo per dire che non c'è solo l'aspetto tecnico, ma c'è anche l'aspetto sociologico, e l'università anche questo aspetto certamente lo cura. Dov'è che in termini un po' più tecnici, ecco, può entrare il contributo dell'università? Siamo un po' a tutti i livelli della rete cellulare, siamo a livello dei protocolli radio e dei sistemi di antenna, ai fini dell'ottimizzazione della rete, dell'ottimizzazione della copertura. Siamo certamente nel mondo delle applicazioni, è fin troppo facile citare nuovamente, sono quelle buzzwords che si usano, ma la telemedicina, le ripetiamo, le auto a guida autonoma, la realtà aumentata. Mi piace anche dire che grazie al 5G io probabilmente avrei potuto fare 2 semestri di lezione guardando negli occhi i miei studenti, cosa che non posso fare perché evidentemente in questo momento la rete non consente a 100 studenti di connettersi contemporaneamente tutti con la webcam. Vi posso garantire che, e certamente non parlo solo a titolo personale, ma di tutta la fascia dei docenti, che è frustrante non avere un feedback visivo, fa perdere in maniera incredibile di efficacia, non solo di efficienza, la lezione. Quindi come applicazione del 5G mi viene da dire anche la qualità della didattica, che è forse l'aspetto meno tecnico tra le applicazioni, ma che è certamente importante. L'università studia gli effetti dei campi elettromagnetici, studia le metodologie di misura, e qui entro un po' più nel mio ambito specifico di interesse, per misurare i livelli. Pasquino, qui vorrei segnare uno spartiacque, anche se tu hai fatto un discorso armonico che ci ha portato per mano verso questa, perché tu fino ad ora ci hai detto perché il 5G ci fa bene, perché il 5G cambia in meglio la nostra vita. Ecco, io prima che tu vada volevo interromperti e in qualche modo illuminare la strada chiedendoti, perché ho letto il tuo curriculum e tra le cose che però non erano presenti qui viene fuori che tu sei presidente del Comitato Tecnico 106, che per in una addetta ai lavori come me in un certo senso è il comitato tecnico che studia l'esposizione umana ai campi elettromagnetici. Se prima abbiamo detto perché il 5G ci fa bene, adesso io vorrei con te toccare gli argomenti perché il 5G non ci fa male. Allora, il Comitato Tecnico 106 si occupa non di studiare gli effetti biologici, ma di normare, infatti si chiama esposizione umana ai campi elettromagnetici, e ci occupiamo della normazione tecnica dei campi elettromagnetici in Italia. Siamo il comitato che di fatto dice ai professionisti, al mondo della ricerca, come effettuare le misure di campo elettromagnetico. Tu ovviamente da giornalista dici il perché il 5G fa bene. Preferisco dire cosa c'è di buono nel 5G e contrapporlo al quali sono le paure del 5G. Beh, le paure le conosciamo, che i campi elettromagnetici possano avere un effetto sull'uomo. Questo, la tua domanda mi fa estremamente piacere perché mi permette, ecco, di assolvere a quel ruolo di informazione che ritengo sia fondante del ruolo del professore universitario, formazione dentro le aule e informazione all'esterno delle aule. C'è da dire che innanzitutto i campi elettromagnetici, quelli del 5G, hanno praticamente le stesse frequenze di tutti gli altri sistemi di telecomunicazione, rientrano pienamente in quella banda di frequenze che non ha un effetto cancerogeno, le famose radiazioni ionizzanti. Noi con il 5G, così come col 4, così come con il Wi-Fi, siamo pienamente nel mondo delle radiazioni non ionizzanti. Lo dico con determinazione perché è importante che questa informazione venga trasmessa in maniera molto chiara. E c'è poi una caratteristica, alcune caratteristiche particolari del 5G che lo rendono anche meno impattante in termini di esposizione ai campi elettromagnetici. Il beamforming è quella tecnica
che fa sì che il campo elettromagnetico venga irradiato solo dove ce n'è bisogno, quindi solo dove c'è una persona, un gruppo di persone che stanno facendo uso del cellulare, solo lì, attraverso le smart antennas, attraverso i dispositivi con tecnologia MIMO, lo dico perché magari qualcuno può essere interessato ad approfondire il tema, ad informarsi in maniera un po' più specifica, grazie a questa tecnologia si riesce a indirizzare il segnale solo dove ce n'è bisogno. Questo ovviamente porta a una riduzione dei livelli di campo elettromagnetico sia nello spazio che nel tempo. Quindi, aggiungo, Pasquino, non soltanto dove ce n'è bisogno, ma anche quando viene richiesto. Quindi, assolutamente sì. Una metafora, correggimi se sbaglio, è un po' come dire che io attraverso un corridoio buio e al mio passaggio il sistema, diciamo, del sensore termico rileva che qualcuno sta passando, si accende e una volta che io sono passato si rispegne, quindi non c'è una irradiazione comune, costante, senza alcuna differenza. E questo è il concetto. Allora, sì, seguo il tuo esempio per approfondirlo, però se mi permetti un po' di più, perché tutti i sistemi cellulari in realtà irradiano solo quando ce n'è bisogno. Non è che ci si mette a urlare, se mi passi l'analogia acustica, sempre, anche se non c'è nessuno che ci ascolta. La differenza però qual è? È che mentre, ad esempio, con i sistemi di generazione precedente alla quinta, il corridoio viene acceso tutto, anche se io sono solo all'inizio del corridoio, con il 5G le lampade a LED seguono il mio percorso, così illuminano la strada soltanto che io sto percorrendo. Spero possa essere un esempio chiaro per evidenziare questo anche in termini, diciamo, proprio di effetto. Quindi se c'è una persona che non sta usando il cellulare e quindi non ha bisogno che la luce si accenda, quella persona farà sì che la lampadina non venga accesa. Quindi non c'è dubbio che in termini medi c'è un risparmio di potenza che viene indirizzata solo in una determinata posizione e quindi una riduzione globalmente, sia in termini temporali che in termini spaziali, dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici, che tra l'altro già in Italia, c'è da dire, sono per legge tra i più bassi d'Europa. Noi abbiamo i limiti di campo elettromagnetico, l'Italia ha sempre avuto una normazione particolarmente stringente e cautelativa, protezionistica, molto alta nei confronti della popolazione. Noi abbiamo dei valori che sono, per restare in termini molto spiccioli, circa un decimo di quelli che suggerisce l'Unione Europea, che già sono circa un cinquantesimo rispetto ai valori che invece sono noti come valori ai quali si hanno degli effetti che la scienza dice essere solo effetti di tipo termico. Quindi è un messaggio di tranquillità che io mi sento in questo momento, ma come faccio sempre in ogni intervento, che mi sento di dare a chi ci sta ascoltando. Abbiamo certamente dei livelli che sono cautelativi, abbiamo anche tutto un corpus normativo burocratico, sì, bisogna dirlo, ma che in alcuni momenti è forse giustificato dalla necessità di dare garanzia alla popolazione di un rispetto dei limiti di campo elettromagnetico. Ultimo elemento, se mi consenti, anche l'aspetto ambientale, perché grazie a una migliore gestione dello spettro, a una gestione più efficiente delle risorse, si riesce anche a risparmiare qualcosina in termini energetici, il che non fa mai male. Il segnalamento del 5G è migliore rispetto a quello delle altre generazioni e quindi, diciamo, qualcosina si riesce anche a risparmiare in termini di risorse ambientali. Grazie, forse sono andato oltre il tempo concesso. No, vorrei chiudere, se mi permetti, con un ulteriore accenno ad un aspetto che è indicato come il paradosso del 5G. Noi con il 5G passeremo dalle antenne sui grandi piloni alle piccole antennine da 40-50 centimetri di diametro. Il paradosso qual è? È che con il 5G più antenne ci saranno e meno potremo patire del cosiddetto o del rischio, diciamo, di inquinamento elettromagnetico. Quindi più antenne, meno rischi. Perché il paradosso lo si può esprimere in questi termini? Ma in realtà non è un paradosso, perché è la naturale conseguenza del fatto che se ci sono più antenne perché è necessario fornire una migliore qualità del segnale, se queste antenne non abbassassero la potenza,
evidentemente comincerebbero ad interferirsi le une con le altre. Immaginiamo gruppi di persone che stanno parlando, se questi gruppi di persone si avvicinano fra di loro, per evitare che ciò che si dice, che dice un gruppo di persone, per evitare che interferisca con ciò che dice un altro gruppo di persone, l'unica soluzione è che un gruppo, entrambi i gruppi parlino a voce, chiedo scusa, più bassa. E poi c'è da dire sempre una cosa, che la legge prevede che quei famosi 6 volt su metro non siano rispettati dalla singola antenna, ma siano il valore che tutte le antenne insistenti su un territorio devono rispettare. Detto in altri termini, al cittadino non deve interessare quante antenne ci sono intorno a casa sua, deve interessare esclusivamente che il limite di legge sia rispettato. E il limite di legge è un limite che tiene appunto conto di tutti quanti i contributi. Posso lanciare il mio tweet, direttore? Sì, cominciamo proprio con te. Perché seguo quello che tu hai dato come indicazione all'inizio. E allora io voglio questo. Scusami, a beneficio di chi ci ascolta, io ho chiesto a tutti quanti di pensare ho indicato il tweet, lo spazio di un tweet, per lanciare una parola d'ordine, come dire, una piccola frase mobilitativa, oppure un auspicio, oppure una cosa che bisogna evitare per guardare al futuro. Quindi incominciamo proprio con te, Pasquino. Allora, io dico, formazione e ricerca creano innovazione, l'innovazione fa crescere il paese. Grazie. Questo è il mio tweet, grazie a te, direttore. Prima però di passare ai tweet degli altri, mi corre l'obbligo di segnalare che purtroppo non sarà con noi l'onorevole Enza Bruno Bossio, perché purtroppo di qui insomma dobbiamo farci carico noi, ahimè, è sorto un problema di carattere di connessione, di carattere tecnico, e con molto dispiacere l'onorevole Bruno Bossio purtroppo non è stata nella condizione di poterci raggiungere, e devo dire anche con un certo disappunto, perché era un confronto a cui teneva particolarmente. Questo mi dispiace, ma la consideriamo, diciamo, come presente, e vorrei aggiungere anche che Enza Bruno Bossio è una delle, vedete, nel nostro Parlamento noi abbiamo centinaia di parlamentari, ma sono pochi quelli che si occupano di queste tematiche, e tra questi pochi vi è l'onorevole Enza Bruno Bossio, alla quale io vorrei far pervenire il ringraziamento mio e di voi tutti per l'impegno che lei e pochi altri parlamentari profondono ogni giorno su queste tematiche, e anche noi dovremmo sostenerli forse un po' di più in questa battaglia impari, perché in Parlamento, dove ci si occupa di tante cose, non è sempre detto che queste tematiche vengano guardate e valutate con la dovuta attenzione. Abbiamo quindi seguito raccolto il tweet di Nicola Pasquino. Io nell'ordine, all'incontrario, vorrei passo subito a Marco Bussone, a cui chiedo il tweet di chiusura. Oltre ai municipalismi per infrastrutture, coesione, sviluppo. Benissimo, grazie. Antonio Di Marco, da Catanzaro. Ma sicuramente la resilienza urbana, la pandemia, si realizza attraverso l'innovazione tecnologica per il rilancio della coesione sociale ed economica del paese. Bene, un nuovo virus, ma questa volta a fin di bene, che riesca a colpire tutti nel migliore dei modi. Alfredo Viglienzoni, da Genova. Insieme si può fare tutto, e ricordo una famosa frase, non mia, ma di Steve Jobs, che aveva detto una volta... non gli avevano detto che era impossibile, e così lui l'ha fatto. Bello, bellissimo questo. Bene, Sabrina Baggioni, a te il compito di chiudere con l'ultimo tweet della serie. Sì, non so se me lo passi come tweet, ma vorrei chiudere con innanzitutto ringraziando tutti gli ospiti, perché veramente hanno arricchito questo momento di riflessione sul 5G e il suo valore per il territorio e il nostro paese. Chiudo con questa riflessione, che si tratti di didattica immersiva o maggiormente collaborativo, come ha ricordato il professor Pasquino, o di sanità
di cui abbiamo parlato poco, ma dove il 5G sicuramente darà un contributo per gestire le emergenze, per gestire per offrire cura da remoto in modo molto più equo e diffuso sui cittadini, per una mobilità e la sicurezza delle infrastrutture, come stiamo facendo a Genova, o per la valorizzazione del territorio e del turismo, come stiamo facendo a Catanzaro. Il mio invito è: facciamolo adesso, perché questo è il momento di mettere insieme le competenze attorno al tavolo per costruire le soluzioni rilevanti per il territorio. Benissimo, Sabrina Baggioni, Antonio Di Marco, Nicola Pasquino, Alfredo Viglienzoni, Marco Bussone e Vincenza Bruno Bossio, che anche se non presente sentiamo qui vicino a noi perché sappiamo qual è il suo impegno. E naturalmente un ringraziamento ad ANCI e a tutti coloro che hanno avuto la pazienza di seguirci fino alla fine di questa puntata. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie, buona serata a tutti. Ciao, grazie. Buonasera, arrivederci, grazie. Okay.